Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Allora, eccoci qua, sabato 3 febbraio, con questa partita qua che dovremo giocare contro Crowley, se si pronuncia così, inizieremo il mese di febbraio. Allora, per chi non avesse visto i video precedenti, la situazione è questa qua. Siamo attualmente secondi a 5 punti da Mansfield, peccato perché comunque dall'inizio stagione a ora abbiamo clamorosamente recuperato il Mansfield e poi l'abbiamo un po' lasciato riandare. Però, ciononostante, siamo messi, direi, decisamente bene, calcolando anche la squadra che abbiamo a livello qualitativo, che non è che sia una grande cosa, soprattutto anche dal punto di vista del mercato, dopo il mercato, che non abbiamo fatto niente praticamente, ovvero non ci sono stati acquisti. E niente, quindi direi che tutto sommato, mi sto riferendo, cioè il discorso sta riferito a chi non ha visto i video precedenti, tutto sommato non è che siamo messi così male, ecco, siamo comunque in piena lotta promozione, ecco. Insomma, detto questo, niente, ok così per la squadra e direi di iniziare subito. Dai che sono carico, voglio iniziare il mese a modino se possibile. Attenzione, e questo è calcio di rigore netto. Dopo 3 minuti, azione solitaria di Mitch, però ci procura il rigore, insomma. Buono, vediamo di buttarla dentro, inizia subito. Attenzione Ciccio Credi, di va. Pem! Non di potenza, ma di precisione. Ciccio Credi, 1-0, la sblocca lui. Vai, buttala dentro Riveros. Ciccio, no, niente, ancora è buono Q. Niente. Non entra. Attenzione. Era il colmo. Infatti il colmo. 1-1. Riesce a fare il gol del pareggio il Crowley. Io direi che è vero che alla fine, diciamo, siamo più o meno a un quarto, diciamo a un quinto, vai, della partita. Però veramente è meritato, perché li stiamo prendendo a pallonate. Siamo stati un po' bobi a prendere gol alla prima azione che hanno creato. Ricorrono a tiki taka, scambi. Bella palla di Sessegnone, buttala dentro Gu! No. Boh, per un momento pensavo fosse entrata perché ho visto la rete muoversi, invece purtroppo era solamente l'esterno. Vai Ciccio Credi! Niente, niente. Non lo facciamo tirare! 2-1, incredibile ragazzi, veramente. È vero che rispetto all'inizio partita siamo meno impulsivi, diciamo. Però resta il fatto che abbiamo innanzitutto creato più di loro. E inoltre, veramente, è la seconda volta che loro tirano. Ma dai, via. Infatti, come immaginavo e come avevo capito, intuito, da come si sono svolte, diciamo, le azioni, come si è svolta la partita a livello di gol, abbiamo perso la partita. Perché io dico sì, perché lo stesso discorso di prima. Ho capito che tanto io ci potevo farti 80.000 tiri, il portiere le prendeva. Loro ogni volta tiravano, anche facendo un tiro peta, ovvero un tiro molto lento, molto brutto, facevano gol. Quindi è andata così, inutile incazzarsi. Purtroppo però iniziamo male appunto questo video, di conseguenza questo mese. Ma speriamo bene. Alla fine, guardando la classifica, meno male anche Mansfield. No, il Mansfield ha pareggiato. Sì, perché era 68. E Luton Town, sinceramente, non me lo ricordo quanto ci avesse. Comunque, rimane sempre sotto. Via, andiamo a fare la seconda partita e speriamo bene. Seconda partita del video. Giochiamo fuori casa, in trasferta contro il Morecambe. Io lo pronuncio così. Tutti i nomi li pronuncio a modo mio. E niente, vediamo un po' come siamo messi a livello anche di. Ok, le mani le direi mettere così. A livello di forma fisica, diciamo, sono messi bene. E prima di iniziare, una parentesi, volevo ringraziare comunque tutti quelli che in privato su YouTube, comunque su qualsiasi mezzo disponibile, mi hanno consigliato per il precedente video di comprare qualcuno. Però purtroppo, come avete visto, cioè il budget è veramente poco o nullo, quindi purtroppo non ho fatto niente e promesso non ne faccio. Però posso garantirvi che se ne ho la possibilità e se poi valuterò che alcuni dei giocatori che mi avete consigliato, quindi valuterò il fatto se possano essere
buone o meno, tra virgolette, per la squadra che ho, magari la tipologia di giocatore, caratteristiche che ha ogni singolo giocatore, insomma, eventualmente proverò questo, non lo prometto, però vi garantisco che almeno ci proverò a prendere qualcuno durante il mercato quello estivo, sperando che io possa avere un budget sicuramente maggiore rispetto a quello che ho adesso e che avevo inizio anno. Ecco, fine, giochiamo. Sconfitta per 2-1. È buona! Non ci credo. È sempre lì. No, niente. Se è fuori gioco, fallo. Che cazzo. Boh, non lo so cosa sia stato. Credo fuori gioco. Sono onesto di fatto che ci siamo mangiati una grande occasione. Vai, Ciccio, credi e buttala dentro. Paratona del portiere, Mitchell, finalmente. 1-0. Aledi. Dopo 20 minuti riusciamo a ritrovare il gol. Ecco. Buono. La sblocchiamo così. No, non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio credere. Ma perché questo gioco è fatto così? Cioè, io vabbè, ok, non metto in dubbio che personalmente sono scarso, soprattutto in difesa. Però non è possibile che ogni volta questi arrivano in porta, qualsiasi avversario essi siano, forti o non forti, insomma, Devan fa go. Tutte le volte. Primo tiro. E vabbè, è primo gol, insomma. 1-1, vabbè, meno non si perde, già qualcosina rispetto a prima. Vai, Yuku. Mamma canide. Perché quel portiere fa così? Fa il fenomeno. Porca miseria, il mio no. Vai, Yuku, all'ultimo. Tira! No. Finisce così. 1-1. È vero, non è un'altra sconfitta. Ma è anche vero che non è un'altra vittoria, nel senso, è la seconda volta che non si riesce a vincere. Porca miseria, che inizio di merda. Ai ai. Cioè, bisognerebbe vincere tutte o quasi. Si perde, si pareggia. Ora boh. Vediamo come siamo messi. Masvidal ha ripareggiato, cioè ragazzi, se ne vince tutte e due. Andavo a... Ero a 63... Andava a 69, andava a un punto dal Mansfield. Il Luton, porca miseria, ha vinto. Ora lo so, perché mi ricordo che era a 60. Oi oi, via, andiamo a fare questa partita infrasettimanale. Allora, siccome ci sono in totale a febbraio 5 partite, il che vuol dire che non sono poche. Poi, siccome non ne vinco una giocandola, allora cosa provo a simularla. Andiamo un po'. Gioco in casa contro il Cambridge. Non è una squadraccia, il Cambridge. Però io ci spero, via. Vediamo un po'. Vai, Riveros, come sempre, fa quasi sempre gol insieme a Caicedo. Nelle simulazioni è il primo, la sblocca. Vai, 1-1, Brown. Caicedo al 73esimo. Buono, torniamo a vincere in maniera, credo, fortunosa. E comunque, meno male, è stato tutto. Voglio farvi vedere una cosina. Guardate, partendo dal basso, la seconda sostituzione del Cambridge. Lui che si chiama Mingoia. Io vado avanti e lascio ogni doppio senso a voi. Allora, vabbè, terza partita giocata, ma quarta partita comunque del video. Guardiamo la classifica. Il Mansfield continua a pareggiare. Cioè, ragazzi, se vincevamo anche le prime due, l'avevamo superato. Eravamo a 72 e allora a 71. Il Luton, quanto pare, è andato via mentre stavo guardando. No, ok, quanto pare ha perso, che è rimasto a 63. No, credevo che magari fosse rimasto. Io cosa ho pigiato? Ok, sbagliato. Fosse rimasto con una partita in meno, ma invece no. Quindi niente, meno male siamo un pochino rialzati. Abbiamo riottenuto un po' di distanze, di stacco fra i punti, soprattutto tra Luton, che è la cosa bella principale. Poi, e niente, bene così. Vediamo un po'. No, mettiamo lui e basta. Tanto per far riposare Reed. Per il resto, no, va bene così. Tanto cambia almeno. A me cambia sempre molto poco, ecco, a meno che non siano veramente clamorosamente stanchi. Vabbè, iniziamo. È iniziata da 3 minuti di gioco la partita. Io voglio dirvi una cosa, che se alla fine questa partita qua non riesco a vincerla, io la prossima la simulo, se si gioca in casa non me ne frega niente, perché almeno simulandole forse c'è più possibilità di vittoria. Quindi io no. Dai, ragazzi. Ecco, io sto dicendo queste cose e prendo gol, davvero. Io speravo che trovo, Dio sì, tanto alla fine la vado a vincere, invece 1-0.
Lo farò. Boiate 1-1 di potenza. Chiao Credi, se non sbaglio. Boh, finalmente. Tra l'altro la tirata secondo me anche troppo centrale, quindi nello stanuto c'è anche abbastanza bene. Fatemi vedere. Sì. Vabbè, però era potente, quindi portare se invece poteva fare un po' uguale. Dai, palo. Vai Rivero, si butta là dentro. Mamma mia. Non ci... Oh, fuori. Cos'è successo? Fallo per noi. Mamma mia, ma dimmi Teo. All'ottantesimo se lo dar nulla devono prendere il palo di Osio. Ma cos'è questo messo video? Ma cos'è questo video video? C'è una maledizione, un malocchio. Una macumba. Sta scendi. No! Mamma mia, meno male. Mamma mia, meno male. Sì, anche se De se l'è pareggiata un'altra volta. Oi, oi. Ma cos'è, oh? Non mi riesce a vincere giocando. Io però avevo detto che se succedeva così l'ultima la simulavo. Se devo essere in parola, la simulo. Sempre se si gioca a casa. E che mi garba po' simulare troppe, mi garba anche giocarle, però me l'ho detto. Allora, eccoci arrivati qua all'ultima giornata e partita, appunto, del mese di febbraio e di conseguenza del video. Giocavamo contro lo Swindon. Allora, prima di iniziare, riguardiamo alla fine la simulo, solo perché se no passo per parolai, avevo detto sì, anche se un po' mi scoccia, perché chiaramente è vero che ultimamente giocando le partite, cioè ultimamente questo mese qua, questo video, giocando le partite non ho vinto nemmeno una, però allo stesso tempo non è che se la stimolo la vinco al 100%, anzi diciamo che se magari si dovesse andare a svantaggio proprio manualmente non posso fare niente, fa tutto il computer ormai, quindi un po' mi scoccia, però ormai l'ho detto e niente, c'è talmente tante partite che una in più nemmeno a livello di gioco secondo me fa poca differenza. Comunque, guardiamo la classifica. Allora, il Mansfield per l'ennesima volta ha pareggiato, cioè anche loro non vincano più. Noi vabbè, abbiamo pareggiato, quindi abbiamo 4 punti dal Mansfield, che per come sono state le ossi direi che sono veramente pochi rispetto a come poteva essere, dato i risultati, anzi, dati i risultati sono venuti fuori dalle partite di questo mese. Il Luton ha perso, che sta superato da io Notts County, sinceramente non so come siamo di preciso, quindi lo chiamo Notts County. E niente, quindi siamo a 5 punti dalla terza e vabbè, tutto uno scendere di posizione e aumentare di punti di distacco, insomma, quindi non siamo messi male. Speriamo veramente di poter far bene in questa partita simulata e di concludere in bellezza, anche se di bello c'è stato veramente poco questo video. Allora, partita iniziata. Vai, 1-0, vedi, Gordon, dello Swindon. Caicedo, rigore sbagliato, accidenti a lui. Via, perso 1-0, bello. Si conclude meravigliosamente questo video. 5 partite, 1 vittoria, 2 sconfitte e 2 pareggi. Bello. 5 punti, su 15. Un terzo livello si poteva prendere. Allora, sono arrivato alla prima partita, io sbaglio. La prima partita del mese di marzo. Guardiamo quante partite ci sono a marzo. 5, ok, vediamo un po' se giocare tutte, se non ha qualcosa, anche qui, chiaramente nel prossimo video. E niente, la classifica è questa qua. Allora, il Mansfield è incredibilmente riperso, vabbè, anche noi, e quindi rimaniamo tutti e due a pari punti. Il Wycombe ha superato le altre, lui era quinto, ora adesso è terzo, o terza, io non so se chiamarlo il o la Wycombe, ha 65 punti. Invece il Notts County e Luton Town hanno a quanto pare pareggiato, perché se non erro erano tutte e due a 63. Quindi comunque la classifica, nonostante questo video, lasciatemelo di merda a livello di andamento delle partite, di risultati, non, cioè poteva anche andare peggio dal punto di vista della classifica. Invece meno male, la classifica rimane più o meno invariata e rimane molto positiva per noi, ecco. Insomma, detto questo, niente, arrivo alla conclusione dicendo come sempre di mettere barra fare se volete queste tre cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto, anche se non so cosa c'è stato di bello, eventualmente condividetelo e ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò in generale, non solo di queste serie qua. Quindi niente, detto questo, vi aspetto
nel prossimo video, nel quale appunto inizieremo il mese di marzo e di conseguenza inizieremo anche questa partita qua. Ragazzi, perché più piuttosto a caso? Questa qua contro l'Exeter. Via, in trasferta. Via, vi aspetto. Ciao.